Ciao a tutti e tutte, benvenuti in questo nuovo video nel quale, come avrete sicuramente letto dal titolo qui sotto, andremo a parlare di organizzazione sia per quanto riguarda me, quindi vi spiegherò un pochino come suddivido io i miei vari impegni, ma anche e soprattutto per quanto riguarda voi, perché cercherò di darvi dei consigli utili per organizzare meglio la vostra vita. Prima di iniziare volevo fare una premessa, ovvero che io non sono nata maniaca dell'ordine e del controllo, ma lo sono diventata a partire da un anno e mezzo fa, quando ho capito che così non andava più bene il modo in cui io stavo gestendo, anzi non gestendo, la mia vita, perché perdevo tantissimo tempo. Arrivavo la sera a dire: bene, io cosa ho fatto oggi? Nulla. E tutto quel tempo che avevo, dove l'ho impiegato? E ora siate sinceri, voi me lo sapreste dire? Perché io ancora non ho trovato una spiegazione scientifica a questo fenomeno, quindi penso che rimarrà probabilmente per sempre un mistero. Però se voi riuscite a risolvermi questo mistero, vi voglio bene e vi lascio un cuoricino qui sotto. Perché vi sto dicendo tutto questo? Per dirvi, per incoraggiarvi, tutti, anche i più disorganizzati di questo mondo, come lo ero io, possono diventare organizzati almeno a livello base. Non dico il livello proprio, perché probabilmente solo pochi privilegiati nel mondo ce l'hanno, non ce l'ho io. Però un livello base che vi consenta di fare più cose possibili, anzi tutte le cose che vorreste fare nella vostra vita. Partiamo col dire che la mia vita è divisa in tre categorie. La prima, la scuola, penso fosse scontato, ma è giusto ribadirlo. È la mia professione e il mio primo dovere. A questa dedico molto tempo perché ci tengo ad andare bene. Al secondo posto c'è YouTube, anche a questo dedico veramente tante ore della mia giornata, del mio mese, della mia vita, del mio anno. Perché richiede tempo registrare, richiede tempo editare, richiede tempo caricare, richiede tempo fare le miniature, richiede tempo anche stare su Instagram, fare le stories, non che non mi piaccia assolutamente, anzi per me è più che uno svago, però anche per gli svaghi ci vuole tempo. E da qui arriviamo alla terza categoria, che comprende tante altre sottocategorie. Troviamo dentro dal workout, alle uscite con gli amici, con la famiglia, con il ragazzo, hobby tipo suonare il pianoforte, leggere, scrivere. Tutte queste piccole cose che, nonostante siano ovviamente delle passioni, degli svaghi, delle cose per impiegare il proprio tempo libero, come appena detto, impiegano del tempo. Spesso si viene sopraffatti dal dovere e si dedica un po' meno tempo al piacere, ed è proprio vero che il dovere prima del piacere, ma anche il piacere ha la sua parte. Non so se mi spiego. Proseguirei col dirvi gli strumenti con i quali effettivamente mi mantengo organizzata, perché no, non uso solamente il mio cervello, anzi praticamente non l'utilizzo quello, perché da solo non ce la farebbe, ma ho dei supporti che sono cartacei e digitali. Dalla parte dei cartacei, che sono un po' meno utilizzati perché ormai mi è più comodo avere sempre dietro il mio telefono con tutte le liste delle attività che voglio svolgere, troviamo il planner scolastico. Io tutti i mesi mi faccio su un bel foglio di carta formato A4 una visione d'insieme del mese, tipo quella del calendario. Potrei comprarmi un calendario, dite voi, sì, però non lo so, magari facendolo io mi rimane anche un po' più in testa e inizio a capire che stiamo cambiando mese, perché molte volte la cognizione del tempo non è così facile da tenere, soprattutto in questa situazione un po' particolare che stiamo vivendo. Quindi, dicevo, mi faccio un planning della visione del mese in generale e mi scrivo tutte le varie verifiche in modo da avere sempre più o meno un'idea di quello che dovrò studiare nelle prossime settimane. Sempre per quanto riguarda la scuola utilizzo il diario, un po' meno in questo periodo proprio per causa quarantena e coronavirus e scuola online e casini e sconvolgimento della routine. E poi, per ultimo ma non meno importante, utilizzo tantissimo i post-it. Io ho la scrivania, lo studio, tappezzato di post-it che sono tipo promemoria fisici dell'iPhone, capito? Cioè, sull'iPhone mi compaiono nel blocco schermo, nella mia vita mi compaiono un po' ovunque. Io li attacco in qualsiasi posto della mia casa, semplicemente per ricordarmi di fare una cosa, perché io non ce la faccio, io ho una memoria di un criceto e se dovessi mantenere tutto solo qua, probabilmente non ci sarebbe nulla. Passiamo ai supporti digitali, qui ne abbiamo un pochino. Innanzitutto il calendario, utilizzo sia quello della Apple, quindi quello dell'iPhone, ma anche quello di Google, dipende un pochino dalle situazioni e dai periodi. In questo momento utilizzo quello della Apple perché è esteticamente più bello, c'è da dirlo.
però quello di Google mi permette di sincronizzarlo con il computer. E una di voi, tra l'altro, mi ha suggerito una modalità per sincronizzare anche quello dell'iPhone sul computer senza avere necessariamente un Mac. Ma non riesco, perché sul mio computer c'è un orario sballato, non lo so, tipo io sul computer lo vedo programmato per le 12 e sul telefono un'attività mi viene programmata per le 4 di notte. Tutto bene, bene sfruttare il tempo, ma alle 4 di notte io non faccio proprio niente. Nel calendario ho sempre le solite tre categorie che vi ho elencato precedentemente, quindi il verde per la scuola, il rosso per YouTube e l'arancione per i vari impegni della mia vita. Poi, altro supporto digitale, le note. Sulle note scrivo un po' i primi pensieri che mi vengono in mente, forse non si tratta proprio di organizzazione perché sulle note scrivo più di getto, anche solo appunto qualcosa che mi balena nel cervello, che ho intenzione di portare su qualche social, di esporre a qualcuno, e allora la metto nelle note per essere sicura che non vada da nessuna parte. Arriviamo al terzo supporto digitale, che forse è quello più importante, ovvero i promemoria. Come accennatovi, sono supportati a loro volta dai post-it, è un lavoro un po' in simbiosi, ma i promemoria sono un po' più immediati, se non ho carta e penna vicino li metto e fisso un tempo entro il quale questi scadono, e anche nei promemoria ho le solite tre categorie con i soliti tre colori. Arriviamo al concreto. Come programmo? Prima il mese, poi la settimana e poi il singolo giorno. Per il mese arrivo a fissare a inizio mese, come adesso, gli impegni che sono già stati fissati in un tempo precedente, tanti prof a inizio pentamestre perché io ho 3 mesi, quindi trimestre, poi 5 mesi, quindi pentamestre, fissano le loro verifiche fino a fine anno. Quindi io, quando inizia il mese, vado sul diario e mi fisso quelle verifiche. Oppure, sempre inizio mese, mi fisso gli appuntamenti che ci sono tutti i mesi, ad esempio, che ne so, la palestra, quando facevo ancora palestra, andare a fare ripetizioni, quando si poteva ancora uscire di casa e andare a fare ripetizioni, avere contatti con la gente, e lezioni varie. Infine scrivo tutti o quasi tutti i video per tutti i giorni di pubblicazione dovuti e degli obiettivi che voglio raggiungere entro questo mese, che mi piace anche magari esporre da qualche parte in modo da averli sempre davanti agli occhi e continuare a ricordarmi che devo lavorare per quelli. Passiamo alla sottocategoria della settimana. A inizio settimana, di solito la domenica sera o il lunedì mattina, capisco cosa c'è da fare. Aggiorno le verifiche, le interrogazioni e i compiti che ci sono stati assegnati un po' più recentemente, divido grossolanamente le attività nei vari pomeriggi e cerco di fare di tutto per avere un giorno libero, che sia o il sabato o più propensa la domenica. Ora passiamo alla sottocategoria, ovvero il giorno. Questo lo programmo o la sera prima o la mattina stessa, però di più la sera prima perché mi trovo meglio. E cerco di non concentrare troppe cose per avere anche delle pause e per non sommergermi di cariche impossibili. Non posso fare 65 cose in un pomeriggio perché le ore sono sempre le stesse. Quindi inizio con poco, poi se mi avanza tempo cerco di imbucarci dentro cose da altri giorni e così gli altri giorni libero imbuco cose da altri giorni ancora e così via dicendo. È fondamentale, secondo me, fare prima tutte le cose pesanti e fastidiose e poi le cose un po' più leggere. Infine, la mattina cerco di motivarmi, di farmi forza da sola, di darmi una pacca sulla spalla e dirmi ce la puoi fare con delle frasi o delle foto motivazionali che trovo su Pinterest. Fatemi sapere se foste per caso interessati a una cartella su Pinterest proprio riguardo questo argomento, quindi frasi e foto motivazionali. Eccoci arrivati ai consigli, ed è bene che voi li teniate bene a mente, scriveteveli da qualche parte. Consiglio numero 1. Lavorate per priorità, quindi importante, medio importante, poco importante. Che cosa vuol dire? Che se per il giorno dopo dovete consegnare una relazione di 3 pagine, non riducetevi alle 8 di sera a farla, già non dovreste ridurvi all'ultimo giorno, ma questo lo affronteremo più avanti. Ma fatela subito, per dire alle 2 e mezza di pomeriggio, e poi magari studiate per l'interrogazione che avete tra un mese,
perché sicuramente quello non è il vostro problema prioritario in questo momento. Secondo consiglio. Tante volte non si riesce a rispettare, per quanto buona sia stata l'organizzazione e l'idea di base, ciò che si è prefissato di fare. Infatti, magari voi scrivete 200 cose nel vostro pomeriggio e ne fate mezza, una se tutto va bene. Per riuscire a farle tutte, vi consiglio di tenere bene a mente l'obiettivo finale, perché spesso non si capisce l'importanza di una cosa e si tende sempre a rimandarla per dire ok, vabbè, ma se non la faccio adesso non cade il mondo, perché non si ricorda qual è il traguardo, qual è la meta che si vuole raggiungere. Il terzo consiglio è forse il più importante di tutti e è quello che ho più a cuore. Per ridurre l'ansia, quando avete 200 cose da fare per il giorno dopo, dovete studiare, dovete fare questo, dovete fare quell'altro e non sapete assolutamente come fare, fate le cose per tempo, non riducetevi sempre le ore prima, fate con calma, una settimana prima, 3-4 giorni prima, e così l'ansia sarà un pochino ridotta, forse non svanita. Svanita nel migliore dei casi, diciamo così. L'ultimo consiglio deriva dalla mia esperienza personale, come in realtà un po' tutto questo video, però questo in particolare. Può capitare di sentirsi sopraffatti, perché sì, quando avete un elenco lunghissimo di attività da svolgere e non sapete da che parte cominciare, è frustrante ed è quasi spaventoso. Quello che vi posso consigliare è di fare piccoli passi, un passo alla volta, e nel momento in cui state facendo qualcosa non pensate a ciò che dovrete fare dopo, pensate a quello che state facendo. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un pollicino in su e commentate qui sotto se avete altri consigli o fatemi sapere se volete altri video, se avete altre richieste. Io sono sempre disponibile, vi rispondo sempre, quindi commentate qui sotto. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche, perché non sempre YouTube è così carino dall'avvisarvi quando escono i miei video o dal farli comparire subito nella vostra sezione degli iscrizioni. Grazie YouTube, sei molto simpatico. Andatemi a seguire su tutti i miei social, in particolare su Instagram, che come al solito vi lascio qui sotto nell'info box, ma anche sugli altri, perché come avete capito ci dedico molto tempo, quindi ci tengo che voi andate a vederli. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. What if I am crazy, crazy, crazy.